Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati all'Italia allo specchio. Si fa fatica, si fa sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese, anzi, ad arrivare alla terza settimana del mese. I prezzi sono aumentati, tutto è aumentato. Non è difficile soltanto uscire, andare al ristorante, andare al cinema, magari pensare se fare una vacanza oppure no. È difficile andare a fare la spesa. Andare a fare la spesa e comprare i beni di prima necessità. Il pane, la pasta, il riso. È tutto complicato. I prezzi salgono e le famiglie fanno fatica. Per sapere se è veramente così, noi abbiamo invitato oggi Gabriella Huber. È un cognome americano, ma Gabriella è italiana, italianissima. Gabriella è la coordinatrice dell'Associazione Famiglie Numerose di Milano e anche lei è mamma di una famiglia numerosa perché Gabriella ha 4 figli. Complimenti. Grazie. Allora, è davvero così? Si fa fatica? Lei quando va a fare la spesa sta attenta alle offerte promozionali, sta attenta a quello che mette nel carrello? Beh, certamente da un paio d'anni in qua è cambiato il modo di fare la spesa e vedo anche quando faccio la spesa che sono tanti che sono nella nostra stessa difficoltà. Guardiamo, stiamo attenti, vediamo che i prezzi salgono in continuazione, di giorno in giorno troviamo gli aumenti dei prezzi, vediamo, noi vicino a casa abbiamo il mercato e vediamo veramente persone oramai in difficoltà che si aggirano intorno al mercato per andare a prendere addirittura la verdura messa lì a parte. Quindi bisogna non soltanto stare attenti a quello che si mette nel carrello, ma scegliere anche il posto dove magari si trovano dei prodotti più convenienti. Assolutamente, certamente. E questo riguarda anche l'associazione delle famiglie numerose che lei rappresenta, è un problema sentito, è un problema di tutti. Sì, l'associazione è nata 3 anni fa a Brescia e nel giro di pochi anni si è ingrandita, ormai abbiamo sedi in tutta l'Italia ed è nata proprio per fare sentire la nostra voce, perché le famiglie purtroppo qui in Italia non sono tutelate. E non sono solo le famiglie, Gabriella, che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, perché c'è un'altra fascia della popolazione che è una fascia debole. Sono persone che hanno lavorato tutta una vita e che si meriterebbero, arrivate alla terza età, arrivate alla fase anziana della vita, di stare sereni, di stare tranquilli. Invece no. E invece i nostri anziani devono fare i conti con la pensione e devono stare particolarmente attenti quando vanno a fare la spesa. Noi siamo collegati con Vittorio Introcaso. Vittorio, ciao, dove ti trovi tu? Buon pomeriggio Francesca, noi siamo qui al Circolo Anziani di Testaccio, hai detto bene prima, la fascia più debole della popolazione, devono fare i salti mortali proprio per rincorrere i bisogni, no? Con me c'è Mirella Casanica che è il presidente del Circolo Anziani di Testaccio, siamo ospiti qui in questa struttura di Roma e insieme a me c'è Sergio Marini che è il presidente della Coldiretti. Noi vi racconteremo appunto delle storie delle persone che vedete qui insieme a noi e come fanno ad arrivare alla fine del mese. Saremo in collegamento diretto con voi, per ora vi ripassiamo la linea. Ti ringrazio, ci risentiremo più tardi, intanto io mi avvicino alla nostra postazione del faccia a faccia dove saluto e ringrazio di essere venuto qui da noi, grazie e buongiorno, Rosario Trefiletti. Rosario Trefiletti è il presidente della Federconsumatori. Allora, sì. Io so, tanto per iniziare, che lei ci ha portato una tabella molto interessante, drammaticamente interessante, che vediamo subito, così poi la commentiamo insieme, certo. D'accordo? D'accordo. Allora, parliamo dell'aumento dei prezzi dall'anno scorso a quest'anno, quindi nell'arco di un breve periodo. Allora, un litro di latte è passato da 1,48 € a 1,65 €, questo vuol dire che è aumentato dell'11%. Ma la cosa più sconvolgente, almeno per me, è vedere che il pane è aumentato del 30%, la pasta del 35%, la farina, un chilo di farina del 12% e poi vedremo bene che cosa significa questo rispetto al pane e alla pasta, ma ancora il pollo, per esempio, è passato da 4,90 € a 5,50 €, quindi il 12%, così come 12% di aumento in un solo anno hanno avuto le zucchine e per fare un esempio di un frutto che tutte le famiglie consumano, anche per i bambini, la banana è passata da 1,75 € a 2 euro. È incredibile. Sì, è incredibile. Lei ha citato tutti
tutti prodotti di largo consumo, innanzitutto, e cioè che tutte le famiglie italiane più o meno comprano. Ma non solo, sono soprattutto le famiglie meno abbienti che hanno e ricevono il danno maggiore di questi aumenti. Il pane, la pasta, il latte. Guardi, noi abbiamo fatto un conticino in questi giorni che solamente per il pane e la pasta, se si dovesse consumare un chilo di pane al giorno e un chilo di pasta al giorno, alla fine dell'anno, con questi 40 e 70 centesimi d'aumento ogni chilo, la famiglia sborsa di più centinaia di euro all'anno. Euro per mangiare il pane e la pasta. Circa 400 euro in più per pane e pasta. Senta, Trefiletti, ma una curiosità. Il pane e la pasta sono fatti di farina. Sì. Allora, perché la farina è aumentata del 12% e il pane e la pasta sono aumentati del 30%? Ah, che cosa è successo nel frattempo? Succede evidentemente che, siccome giustamente come ricordava lei, la farina aumenta di una certa quantità, ma non è quella che giustifica la ricaduta sul prezzo del pane, perché la quantità di materia prima incide per dal 9 al 15%. Sul prezzo finale. Quindi è evidente che, primo, ci sono troppi passaggi nella filiera, cosiddetta filiera, e quindi troppi ricarichi. E ci sono anche delle speculazioni, perché altrimenti non si giustificano queste cose. Ma in 5 secondi. Guardi, la farina, il grano di cui si fa la farina è sceso del 45% nel prezzo internazionale. Ebbene, il pane perché non diminuisce? I panettieri, quelli che fanno la molinatura e via dicendo, cosa hanno fatto? Hanno imparato dai petrolieri, per cui quando il petrolio diminuisce non diminuisce mai il prezzo del carburante? Ecco, noi vorremmo risposte su questo. Ecco, argomento. E queste domande noi le porremo tra poco a un altro nostro ospite, perché è importante capire il perché di questi aumenti, anche perché la gente da casa si domanda come sia possibile. Adesso però, prima di continuare a parlare con lei di questo argomento, io vorrei cercare di capire come fanno le famiglie a sopravvivere nella